solito. Comunque, beh, ne parleremo anche stasera dei dischi da crescimento. Anzi, sono andato a cercare un articolo che è abbastanza recente e pensavo anche di leggervi l'incipit, non tutto l'articolo perché vabbè, è una parte, diciamo. L'inizio chiarisce un pochino e dà elementi in più alla risposta che bisogna dare a Oreste, no? Che diceva l'uso della forza gravitazionale, come viene, come non viene, no? Per il disco. Quindi, se si viva bene, guardiamo un attimo questo incipit. Oltretutto, come dire, serve anche dare un po' di peso a quel che ho detto perché è un articolo recente, mentre quello che stiamo studiando è del 74. Questo articolo è molto più recente, no? Anzi, è dell'anno scorso, quindi del 2020, dell'ottobre del 2020, quindi mi pare abbastanza recente, no? Bene, intanto metto in linea la finestra. Oh, che bello! Sai anche l'argomento? Su che argomento? Oh, bello, interessante. No, 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 è al liceo, no? Sette e mezzo. No, no, è soltanto che ho fatto la condivisione della finestra. In realtà avevamo già letto l'1.3, no? Quindi da lì dovremmo passare al 2. Solo che il 2 cioè, questo capitoletto qui è ancora abbastanza tosto. Beh, io direi allora di cominciare dall'altro, quello che vi dicevo, vi va bene? Allora. Ecco qua. Quindi devo mettere in condivisione quello. Sì, qui bisogna chiudere la presentazione e riaprirla. Ecco. Castello Zanzare. Ecco qua. State vedendo? Sì. Questa la vedete? Sono passato di tab. Cos'è? Ah, ecco, quindi no, siccome ho condiviso questa tab, se io vado su un'altra tab voi non la vedete. Vabbè, il titolo comunque dell'articolo dice GW Orionis, una tripla di sequenza pre-principale. Con un disco incurvato e un anello spostato, strappato, no? Come benchmark per l'idrodinamica del disco. Questo è il titolo dell'articolo, che poi è qua, questo qua. Sì, Stefan Kraus, e questo è il titolo che vi ho detto. Ecco, è del 5 ottobre del 2020. Quindi. Ah, beh, sì, che shock, era qui il titolo. Bene. Ah, ecco, proprio l'incipit è interessante. Per coprire, no, non per coprire, per capire come interagiscono corpi l'un l'altro e con il materiale del disco. No, è andato via. Ah, no, è arrivato Alberto. Ciao Alberto. Sì, ma ci siete tutti? Sì, ecco qua. Sì, vabbè. Sì, fai le prove davanti allo. Esatto, sì, davanti allo specchio fai le prove per la frase. Ok.
Beh, veramente il là l'ha dato Oreste, io gli sono venuto dietro, quindi no, non puoi prendertela con me. Allora, stiamo per leggere soltanto queste due colonne, no? Ma è interessante cosa dice, anche se poi, vabbè, datemi una mano a tradurla. Allora, stiamo guardando oggetti, cioè qui non c'è una sola stella, in realtà ce ne sono tre di stelle. E una decina d'anni fa pensavo che fossero soltanto due, no? Adesso si è scoperto che sono tre, e sono stelle che sono nella sequenza. Allora, diciamo così: il Sole è una fase evolutiva che è in sequenza principale. Perché se voi fate, come si chiama? Il diagramma, quello lì con quel nome stranissimo, Hertzsprung-Russell. In cui disponete in orizzontale tipo la temperatura oppure il colore che è equivalente, e in verticale, che cosa ci si mette in verticale? Beh, no, la massa no, è l'energia che butta fuori, quindi sì. E allora succede che le varie stelle si vanno a disporre, cioè ogni stella che uno osserva facendo queste analisi spettroscopiche. Allora aspettate, forse è bene che vada direttamente, è meglio chiarire quel punto lì. Un attimo che vado a prendere, vado a prendere l'esempio del, come si chiama, del diagramma. Se lo trovo però, beh, vediamo un po' se lo trovo. Ah sì, sì, ma non sono tanto preciso perché. Allora, vediamo un po' qui. Russell. Qui no. E poi con l'immagine è meglio, no? Ecco qua. È 740-700. Ok, allora 740-700. 740. Madonna, ma anche da voi ci sono zanzare? Ma sono quelle coreane? No, perché no? Perché no? Sono morte? Beh, questo è un fatto, beh, positivo in un certo senso. Allora, sì, devo mettere in condivisione l'immagine, quindi devo chiudere questa, poi la finestra, eccola qua, è questa. Allora, questa qui l'abbiamo già vista, no? Diverse volte, ecco, vi è arrivato. Vedete, in orizzontale c'è la temperatura della stella superficiale, no? Quindi il blu 40.000 Kelvin, il rosso 2.000, e quindi 40.000, 20.000, quindi diminuisce verso destra. Invece in basso, in modo equivalente, una stella diciamo che ha una temperatura superficiale di 20.000 Kelvin è una stella che viene chiamata di tipo O, di solito è una nuova, no? Poi ci sono le B, le A, le F, le G. Sapete il giochino di questa roba? Di queste lettere? Come si fa a ricordarsi le lettere della classe spettrale, no? In ordine. Hanno messo su una frase in inglese. O, B, E, fine girl, kiss me. E così tutte le iniziali uno se le ricorda, poi soprattutto con l'argomento. Vabbè. Allora, questa qui è la sequenza principale. E vedete che il Sole è proprio lì al centro, infatti è una stella di tipo G e la temperatura è più o meno vicino ai 6.000, 5.700 Kelvin. Invece in verticale abbiamo quanta luminosità ha, che poi è legata a quanta energia butta fuori, no? Ecco, il Sole è preso come riferimento, quindi è 1. Quindi la quantità di energia e di luce che butta fuori il Sole è presa come paragone. Ci sono stelle che ne hanno di meno, un decimo, un centesimo, un millesimo, e quelle sono le nane. Questo riguarda, per quanto riguarda la luminosità,
vabbè, non quella assoluta, quella, beh sì, quella, vabbè, sì, la luminosità intrinseca, quindi quella assoluta. E poi invece ci sono stelle che ne hanno di più. Naturalmente quelle che sono più potenti del Sole sono meno. Quelle come il Sole sono una bella porzione, quelle che sono meno del Sole sono tantissime, come i ciottoli in un torrente, no? Quelli grossi sono pochi, quelli medi e poi ci sono quelli piccolini finché c'è poi la sabbia e il limo. Ecco, quindi bisogna chiarire dove va a piazzarsi la stella e a seconda della sua evoluzione cambia posizione. Ovviamente noi non assisteremo mai a questo cambiamento, no? Però guardando le varie stelle le stiamo vedendo al momento in cui loro ci sono, siccome ognuna è evoluta, è come vedere delle persone con una certa età, no? Ci sono i ragazzi, ci sono gli anziani, ci sono i giovani, gli adulti. Ok? Domande su questo? Vabbè, ci sono i giganti, i supergiganti. Arca cane. Ma è una cosa impossibile, no? Sì, perché è quella che si vede. Sì. Allora, no, no, sì, cioè l'assorbire che non è preciso, però vabbè, sì, in effetti il punto è questo, il Sole si discosta dall'essere un corpo nero, sì, un corpo nero, cioè al 97% è un corpo nero il Sole, quindi lo spettro di emissione del Sole è come quello che ha scoperto Planck. No, no, aspetta, 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 ricorda, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, ti stavo dicendo. Per cui quando una stella, per la massa che ha, ecco, l'energia che butta fuori dalla stella dipende dalla massa. Per esempio, in questo caso, dalla quarta potenza della massa, no? E tutta l'energia che butta la butta all'interno, quindi scalda all'interno, finché arriva in superficie e da lì poi parte l'irradiazione. No? E allora sì, dipende in parte dalla composizione chimica, ma poco, perché vedete, i colori qui non ce ne sono tantissimi, c'è il blu, il giallo e il rosso. Quindi dovete tenere presente, si chiama Spectral Energy Distribution, no? Cioè la SED. Cioè la curva di Gauss, la curva di Planck di emissione, perché a seconda di qual è il massimo ci troviamo a un certo livello di temperatura e allora corrisponde il colore, quindi il colore corrisponde a un certo livello di massimo della distribuzione e quindi a una certa temperatura superficiale. Quindi basta guardare il colore e si sa, rapportato alle scale di questa distribuzione, che temperatura ha. Quindi da cosa dipende? L'interno è molto complesso, ci sono stelle che sono convettive, stelle che sono quasi per conduzione, stelle radiative all'interno. Il Sole, per esempio, dove c'è il nucleo che sta facendo la trasformazione termonucleare, attorno a questa c'è una sfera bella grande che è convettiva. Poi a livello intermedio c'è un guscio sferico in cui è cosa ho detto? Convettiva? Ho sbagliato. La prima sfera è radiativa, però non è molto estesa. Poi c'è una fase, c'è un guscio convettivo e poi subito lì vicino arriviamo alla superficie, no? Ci sono stelle che hanno la zona convettiva molto grande e altre piccole. Quelle di solito che sono tipo O hanno la zona convettiva molto piccola. Convettivo vuol dire che il materiale per convezione si sposta e va verso l'alto, no? Cioè viene scaldato, e quindi le stelle sono molto complicate da questo punto di vista, però sono anche molto semplici perché sono dei corpi neri. Dal punto di vista chimico Beh, allora, il Sole
Il Sole, rispetto agli studi fatti, non perché si è misurata all'interno, si sa che ha una temperatura di 5.700 gradi superficiale, ma all'interno la stima è 15 milioni di gradi. Quindi c'è una differenza enorme. Poi ci sono stelle che hanno anche 1 miliardo di gradi, però sono quelle stelle enormi, no? Di massa molto più grande del Sole. Quindi la varietà di come si presentano le stelle è enorme, però sta dentro questo diagramma, tutta. Ecco. Allora, torniamo. Qui, no, il punto è che ce n'è tanta, ma sono difficili da vedere le nane bianche perché avendo dimensioni simili alla Terra come sfera loro, però avendo una temperatura superficiale che arriva fino a 20.000-25.000, no? Da 10.000 a 20.000, la superficie è piccola e quindi butta fuori poca luce e allora si vede poco. Quindi quelle più distanti non si riescono a rilevare. Però la numerosità statistica delle nane bianche è alta. O in genere diciamo non delle nane bianche, delle nane brune. Le nane brune sono stelle che hanno questo 10 alla meno 2, 10 alla meno 3 di luminosità, no? Intrinseca. Sono a un centesimo o a un millesimo del Sole. Però voglio dire, non c'è, nel senso. Bisogna fare un discorso abbastanza lungo per parlare di tutta la varietà delle cose che ci sono. Sì. No, non siamo lì. Questa è la sequenza principale. Questa è pre-sequenza principale, quindi siamo al di fuori. Queste stelle sono recenti, sono nate da poco, quelle di cui parleremo in quell'articolo, no? E quindi pre-main sequence, cioè prima della sequenza principale. Vi ho indicato. Temporale e anche energetico, no? Perché hanno più energia da buttare fuori. Però leggiamo un po' l'articolo che forse qualcosa viene fuori. Allora, una finestra, una tab, ed è questo. Allora, per comprendere come interagiscono i corpi l'un l'altro e con... ma come non riesco a capire? No, e quindi... Magari che lo Holz sarebbe permette? Ah, sì. Vabbè, l'ho capita male. Sì, esatto, però io ero incerto qui. L'interazione dei corpi tra di loro. E con il materiale del disco, quindi è sempre l'interazione con il materiale del disco. Sì. Ok. Mentre l'interazione tra sorgenti puntiformi si può descrivere con la semplice gravità, ecco, tu quindi dicevi, ma dov'è la gravità? Quindi se le sorgenti sono puntiformi, tu usi semplicemente la gravità, cioè la legge di Newton, se non vuoi andare sul sofisticato. Le interazioni col materiale del disco richiede ulteriore conoscenza sulla viscosità e sulla microfisica dell'interazione gas e polveri, perché non c'è soltanto il gas, c'è anche la polvere, e anzi sono tanti tipi di polvere, che deve essere inclusa quando si fa la simulazione col computer, no? Delle interazioni corpo-disco. Corpo, quello che si è già addensato, è disco. Era questo inizio qui, quando l'ho visto, ho detto, questa qui risponde alle cose che mi chiedeva Oreste, no?
No, 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 no. Dov'è che l'hai visto? No, no, qui si dice sistemi planetari e sistemi stellari. No, qui in questo caso vuol dire è sempre locale. Sistemi stellari perché invece di avere una sola stella, ne abbiamo due, sistema binario, o ne abbiamo tre e così via. Per esempio, la stella polare, uno dice è una stella. No, sono sei stelle. Quindi c'è una struttura locale di sei stelle che orbitano attorno tra di loro, tutto un pasticcio che fanno, no? E quindi in questo senso sistema stellare. La galassia è molto più grande e oltretutto non semplicemente la nostra galassia, anche quelle che vengono chiamate nanogalassie sono molto più grandi dei sistemi stellari. Infatti, per esempio, una nanogalassia è la nube di Magellano, la grande e la piccola. E pensate che differenza c'è tra le due. La piccola ha una numerosità di circa 5 miliardi di stelle. La grande è 10 miliardi di stelle, invece la nostra 400 miliardi di stelle come numerosità. Come massa la nostra è intorno ai 100, 100 volte o un po' di più della massa del Sole. Non 100 volte, 100 miliardi di volte la massa del Sole. Ecco. Come risultato della nostra conoscenza limitata in queste aree, no, siccome. No, qui è difficile, per esempio, è ancora difficile, per esempio, stimare la massa di un pianeta che si sta aprendo un varco, si apre un gap all'interno del disco. Allora, chiariamo: un pianeta rispetto al disco è molto più piccolo. Ma anche rispetto allo spessore del disco, che in realtà lo spessore del disco, di un disco di accrescimento, ecco, oltretutto poi c'è tutta una varietà di dischi. Il disco di accrescimento di solito è all'inizio, poi quando si configura bene, che ci sono già i pianeti, disco planetario, se sta configurandosi protoplanetario. Insomma, ci sono tante differenziazioni a vedere, no? Però generalmente il disco planetario oppure il disco di accrescimento. Ecco, lo spessore è piccolo per la grandezza del disco, ma grande per i pianeti. Quindi i pianeti sono dentro a metà dello spessore. Poi, quando loro si sono addensati e si addensano anche loro formando all'interno un loro disco di accrescimento prima di essere pianeti, no? E cosa fanno? Puliscono la zona dove sono loro e quindi creano un gap. E fanno un varco, però questo varco è strano perché si pulisce, diciamo, a metà e sopra che succede? Piano piano il materiale che non trova più sotto comincia a muoversi e in parte alimenta il disco mentre sta formando il pianeta e in parte se ne va in giro e quindi è tutto un turbinio strano, no? Quindi c'è una turbolenza. Quindi non è un sistema semplice. In più, poi bisogna tenere presente questo, che irradiano. Il disco, come si fa a sapere che c'è il disco? Perché irradia, solo che non irradia nella frequenza del luminoso, no? Della luce visibile, irradia nell'infrarosso. E allora si analizza se c'è un eccesso di irradiazione infrarossa per capire se c'è il disco di accrescimento, capito? Quindi va visto anche quello. E naturalmente quello serve per capire che c'è qualcosa, però poi la dinamica e l'idrodinamica bisogna studiarsela e non si può vedere direttamente. Però qui questo articolo anche lui è molto interessante. Quindi è ancora difficile stimare la massa di un pianeta, cioè non si riesce a capire che massa ha, no? Che sta aprendosi un varco. Capire questa massa da cosa? Dalla morfologia del varco stesso che si osserva nel disco protoplanetario. Attenzione però, questo osservare, guardate le fotografie. Ecco. Qui veramente stiamo vedendo delle altre cose, non stiamo vedendo il gap, no? Però supponete che la parte rossa sia un gap. Questa è legata all'emissione termica della polvere. Quindi è una ricostruzione, come se vedessimo le cose a radar e poi si fanno tutti i calcoli e si fa l'immagine, quindi non c'è una fotografia. Capite?
Anche se questa si piglia per una prova osservativa, no? Perché è quello che si vede. Poi comunque se volete l'analizziamo il sistema stesso. Beh, dipende da voi, insomma, come volete. Allora, quindi non si riesce a capire la massa del pianeta che si apre il varco dalla morfologia del varco stesso che viene osservato nel disco protoplanetario. Oppure dedurre con certezza se si è aperto un varco a causa di un pianeta oppure per altri processi. Inoltre, in più, le simulazioni numeriche continuano a svelare nuovi processi dinamici che possono dare forma alle strutture del disco protoplanetario e influenzare la popolazione dei pianeti che si stanno formando con questo disco. Quindi non è che il disco forma dei pianeti, forma, avete visto anche da noi, ha formato i pianeti, i satelliti e poi c'è ancora. Per esempio nel nostro sistema solare a una certa distanza c'è un gap e non si sa come si è formato questo gap dentro le polveri del nostro sistema solare. Le polveri del nostro disco che sono rimaste, le avevano scoperte già gli antichi, ma non lo sapevano cos'era, e la chiamavano luce zodiacale. Ed è la riflessione della luce del sole dovuta a queste polveri. Un esempio è lo stracciamento del disco, vedete, disk tearing, che può capitare nei dischi attorno a stelle multiple. Stelle multiple vuol dire che lì la nube protostellare ha formato più stelle, no? Ma vicine, non più stelle distanti che quindi non interagiscono, vicine che hanno delle orbite una accanto all'altra, cioè che si sentono gravitazionalmente, no? In realtà tutto si sente gravitazionalmente, però se hai una distanza tale che il sentirti è debole, praticamente non c'è interazione gravitazionale pratica, no? Nei dischi attorno a stelle multiple, i cui vettori di momento angolare orbitale delle stelle sono non allineati rispetto all'asse di rotazione del disco. Quindi può succedere questo: il disco ha un suo asse di rotazione, quindi il suo momento angolare con un dato vettore. Le stelle, siccome si sono formate da dischi più piccoli, possono avere momenti angolari di angolo diverso dall'altro. E allora poi ci sono delle coppie di forza e di forze e quindi c'è un lavoro. E tutto questo non si può ridurre semplicemente alla gravitazione. Ecco perché io mi trovo in difficoltà quando mi facevi la domanda, no? Basato su simulazione al computer, è stato proposto nel 2012 che le coppie gravitazionali risultanti possono stracciare una parte del disco e causare anelli che si separano dal disco e possono precedere indipendentemente attorno all'oggetto centrale. Precedere vuol dire avere una precessione, quindi la precessione implica che possono avere un'orbita con asse di rotazione non allineato, no? Quindi con precessione. E qui ci sono i riferimenti di questi studi. A causa di test su queste teorie, i test vengono fatti con l'astrofisica computazionale, no? Quindi non possiamo fare dei test diretti sui sistemi. Allora, per fare il test di tali teorie, la prova, e per calibrare i parametri fondamentali coinvolti nelle simulazioni idrodinamiche, sistemi multipli pre-main sequence, PMS, cioè queste stelle non sono ancora stelle, sono protostelle però multiple, For ci forniscono un laboratorio unico. Poi l'inciso è inutile leggerlo perché dà indicazioni dove andare a vedere e trovare queste cose. Per questi sistemi siamo in grado di misurare direttamente le orbite tridimensionali e le masse dinamiche dei corpi che perturbano il disco, no? E possiamo immaginare come il disco risponde alla perturbazione. Quindi,
Era Marco che chiedeva il tempo di reazione. Beh, questo GW Orionis, questo disco, ha un'età di circa 1 milione di anni, quindi le interazioni sono avvenute in questo tempo, quindi sono in realtà lente rispetto ai nostri tempi, no? È un sistema che... Cosa hai detto? Parla vicino. La forma? Sì, ma qui bisogna avere l'abilità di capire, come dire, le scale temporali e quindi capire che la scala temporale di un disco di accrescimento è bella larga, bella grande, no? Quindi lui si mantiene come unità in quel modo lì. Poi tutte le cose interne sono delle perturbazioni. Quindi, per esempio, il formarsi di pianeti è una perturbazione, il formarsi di una stella è una perturbazione rispetto alla stabilità del disco. Quindi non è una cosa... Poi può succedere che stelle distanti che si sono formate dentro quella nebulosa possono continuare a bombardare con raggi ultravioletti e dissipare quel disco, buttarlo via, spingerlo anche via. Quindi... C'è un insieme di interazioni complicatissimo, quindi ogni caso è a sé stante, non si può costruire una teoria, come dire, che ti dà tutte le indicazioni. Si può avere i principi generali, sì, queste le teorie ce le abbiamo, però quello che manca è che quando vedi una certa cosa devi riuscire a riprodurla secondo quello che fa. Allora, un sistema che ha il potenziale che ci serve. E che ci può servire come una stella di Rosetta per gli studi idrodinamici, è il sistema PMS, pre-main sequence, triplo GW Orionis, quindi triplo, notare questo triplo. Questo sistema è uno dei più brillanti e meglio studiati dei sistemi multipli che hanno, della famiglia che viene chiamata T-Tauri. T-Tauri è il genitivo, è la costellazione del Toro. T è una stella, c'è l'elenco delle stelle. Questa T-Tauri, siccome era giovane, quando non sapevano ancora tutta la teoria evolutiva, gli astronomi vedevano che cambiava, che irradiava, che insomma, e quindi hanno cominciato a osservarla con attenzione. Quindi i dischi di accrescimento, se voi fate i censimenti di tutte le T-Tauri che ci sono, quelle sono dischi di accrescimento generalmente, a meno che non ci sia qualcosa di specifico che lo rende un'altra cosa. Allora, questo GW Orionis è collocato nella regione che fo sta formando stelle di Lambda Orionis. Allora, Lambda Orionis è la costellazione di Orione, beh, c'è Alfa, Beta, Alfa è Betelgeuse, Beta è, come si chiama, Rigel. Poi c'è Bellatrix. Ecco, una di queste si chiama Lambda ed è il nome proprio, gli hanno dato sempre gli arabi, si chiama Meissa come stella. Questa Meissa invece di essere una sola stella, sono, cioè in questa zona, vicino a questa Meissa, c'è questo disco che è all'interno di queste tre che si stanno formando. Si trova a una distanza di 30, 188 parsec. Se volete l'anni luce è moltiplicata per 3, quindi quasi 1000 anni luce, ed ha un'età di circa 1 milione di anni. Inoltre all'interno del disco si sono individuati oggetti, ma non in modo nitido, che hanno un periodo orbitale, uno di 9 mesi e l'altro di 11 anni all'inizio. I periodi orbitali e le separazioni sono proprio quelle del range giusto per permettere la caratterizzazione dell'intera orbita, mentre ci si aspetta nello stesso tempo che le interazioni forti tra il disco e le stelle vuol dire quelle che si stanno formando all'interno, e poi descrive questo sistema triplo. Non so se volete lo guardiamo o no. Che ne dite? Cioè, vi ha dato un'idea? Ecco,
Allora, qui ci sono tutte le cose. Quindi in pratica il sistema è formato così. Però notare che questo è un guarda. No, sì, non è un'abbreviazione. Eh no, è quel discorso che ti dicevo io, da statistico, no? Cioè, l'idrodinamica è una teoria ed è un ramo della fisica, come è anche la meccanica. Ecco, c'è la meccanica e c'è anche l'idrodinamica, quindi in quel senso lì. Però l'idrodinamica ha delle sue leggi proprie, quindi è una disciplina a sé stante, riconoscibile. E queste leggi proprie sono la viscosità, per esempio, e il nascondere quello che sta succedendo. Non è a livello di dire la posso risolvere gravitazionalmente. È un'impresa immane che per il momento non è riuscito ancora nessuno mai a farla, e secondo me non si riesce a farla. Quindi mi dispiace, non si riesce a ridurre. Vabbè. Allora, qui viene descritto il sistema, ma qui l'attenzione è. Ma no, le interazioni fondamentali sono quelle quattro lì che ha stabilito il modello standard. In realtà cioè, no, no, come non riusciamo a calcolare? Si calcolano, solo che le interazioni tipo l'elettrodebole e l'interazione dei quark riguarda come la struttura della materia, quindi non interagisce nella formazione, no? Se non per la parte chimica, come si deve. L'interazione elettromagnetica gioca una parte ma limitata e il resto è l'interazione gravitazionale. Però l'interazione gravitazionale non è da sola, quindi non hai masse puntiformi e fai il gioco newtoniano. Hai di fronte degli oggetti che sono molto estesi e quindi non puoi attribuire, vuol dire, non puoi instaurare l'equazione di Newton e basta. Quando devi vedere che le equazioni di Newton sono il risultato statistico di tante medie su quello che sta succedendo, quello sì. Infatti, vedete che qui ci sono delle orbite? Sono orbite. Sì, ma solo che fare le medie vuol dire che, non vuol dire che quindi il problema non c'è. Fare le medie vuol dire che il problema c'è. È grosso, non siamo in grado di risolvere a livello di interazione fondamentale, punto. Capito? Quindi è inutile che ti chiedi se sono. Senz'altro non ci sono altre interazioni, e quindi la risposta ti è già arrivata, no? Però nello stesso tempo non è semplicemente l'interazione gravitazionale. Sì, infatti la fisica statistica è una fisica completamente diversa dalla fisica meccanica newtoniana, è un'altra, ha altre leggi, capito? Ma queste leggi sono specifiche della fisica statistica, che non le spartisce con la fisica newtoniana, quello che voglio dire. Però questo riguarda com'è la fisica, insomma, quindi cioè, sì, ci riguarda, ma non, voglio dire, vabbè, sì, dovremmo parlarne anche di quello, troppa roba. Esatto. Allora, qui comunque avete un'idea di com'è il sistema, perché l'intervento che fa Krauss risolve una situazione di quasi una decina d'anni. Sono riusciti a vedere che quello che aveva 11 mesi è il sistema binario di una protostella A e una B che stanno ruotando una attorno all'altra. Però, siccome c'è l'altra, la C, il centro di massa è questo punto bianco. Il baricentro di tutto il sistema è questo punto bianco. A e B ruotano reciprocamente tra di loro, vedete queste rosette, no? Ma insieme, loro come se fossero una specie di corpo unico, fanno un'orbita che è questa cosa attorno al centro di massa. Nel frattempo l'altra, questa C, fa l'orbita e impiega 11 anni a fare il giro, mentre questa coppia ci impiega, quanto abbiamo detto? 11 mesi. Beh, i numeri sono 400 giorni rispetto a 4.000 e rotti. Sì.
Sono riusciti anche a stimare le velocità, e insomma, hanno fatto un lavoro incredibile, interessante, osservativo. Alla fine sono riusciti a individuare che però tutto il sistema, vedete, è qui dentro, questo è l'ingrandimento, e distante da questo sistema c'è questo qui che è il famoso disco. Eccolo qua il disco. E qui questa cosa è di 100 unità astronomiche, astronomical unit, cioè 100 moltiplicato dalla distanza Terra-Sole, no? Questo segmento. Quindi quanti ce ne sono? 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 500, l'estensione è più o meno 500, tra 500 e 1000 volte l'unità astronomica. Quindi è bello grande. In più, questa che sembra un'ellisse, bisogna stare attenti perché hanno scoperto che c'è un'inclinazione di questo disco e noi lo vediamo con un ribaltamento di 15 gradi. Questa parte è verso di noi e questa parte è in là, mentre invece queste due sono più o meno vicine. Se guardate, e quindi hanno individuato la struttura di tre anelli, R1, ring 1, ring 2 e ring 3, questo rosso. Nel ring 3, ecco qui le orbite che abbiamo visto prima, sono qui all'interno, vedete, dentro una struttura di 20 unità astronomiche. Qui tutto come l'hanno studiato e poi alla fine, queste sono immagini, se mi capite, sono immagini vere, cosa vuol dire? I telescopi prendono i dati, vengono elaborati e viene fuori l'immagine, quindi l'immagine vera. Ci sono due telescopi qui, Sphere e ALMA. La parte blu è stata ripresa da ALMA. La parte Sphere, cioè la parte rossa del disco, l'ha ripresa Sphere. E sono riusciti anche a individuare che cosa? Le ombre. Nel senso che c'è la parte illuminata e uno dice perché questa parte è illuminata? Perché qui ci sono le tre stelle dentro questo circoletto, no? E allora loro illuminano questa parte e allora arriva a noi. Invece questa è verso di noi, quindi loro illuminano da sotto le stelle e questa parte è a 4 e quindi noi non la vediamo illuminata. No? E questa è la struttura tridimensionale, vedete? Questo vi dice quant'è l'unità di misura, quindi 100 unità astronomiche, più o meno questo è 100 unità astronomiche. È tutta la struttura qua. Adesso vi faccio vedere l'altra immagine. Ecco, questa è la ricostruzione disegnata e questa invece è quella basata sulla ripresa della spettroscopica. Quindi questa qui più o meno è stata interpretata così. Vedete che c'è tutto il disco esterno. Poi questo anello qui che è un disco diciamo non sullo stesso piano del disco esterno. Poi questo che è ancora inclinato, un altro qua che è di vista e poi ancora questo inclinato. E dentro ci sono le stelle. Quindi queste stelle per riflessione stanno illuminando questa parte qui. E la parte questa è illuminata all'interno e a noi ci appare scura, no? Perché è un po' densa, quindi. Ed ecco qua. Micidiale, no? Ed ecco qui la riproduzione dei tre anelli, no? R1, R2, R3. Che oltretutto, per come è messo R3, noi lo vediamo proprio circolare, mentre invece ovviamente è ellittico ed è disbieco, no? Vabbè, quindi sono cose di questo tipo che bisogna poi studiare. Quindi quell'articolo lì che stiamo studiando noi è l'inizio di questo tipo di indagine. Quindi avete adesso l'idea di quanto è relativamente complessa, no, la cosa. Avete domande che abbandoniamo questa e prendiamo l'articolo nostro oppure cosa dite? No, no, no. No, diversi, ma diversi glielo ho spiegato anche perché è tanto grande la galassia. Allora, quello che ha comune la galassia e il disco, è un disco protoplanetario, è il meccanismo di trasferimento del momento angolare, questo sì.
Ma no, però il disco di Planetario poi ha delle sue interazioni legate, che le interazioni che ha la galassia non sono regolate dalle stesse modalità che c'è nel disco proprio planetario, quindi hanno delle cose simili, ma non sono completamente la stessa cosa. Sì, allora diciamo così, se noi guardiamo la galassia dall'esterno, allora è chiaro che le leggi alla fine statistiche che la regolano sono equivalenti e sono molto simili come forma alle leggi del disco protoplanetario, ma solo se la guardi all'esterno su una scala temporale più grande del disco protoplanetario, capito? Quindi per questo bisogna. Io sto attento a dirvi, occhio, no, non dite che sono la stessa cosa, perché lì cambiano completamente gli ordini di grandezza, no? Però vi ho detto che cosa è comune: il trasferimento di momento angolare, quello è comune. Allora, va bene? Che facciamo? Riprendiamo il nostro? No, non devo fare la tab. È più complicato utilizzare. Ecco qua. Ecco. Diamo tempo che riuscite a vederlo. Adesso lo state vedendo tutti, no? E dovremmo toccare questo qui, il flusso di energia. Finora abbiamo visto, no, che c'è tutto quel meccanismo. Abbiamo avuto anche l'idea chiara che c'è questo trasferimento di momento angolare che determina la struttura del disco. O dobbiamo riprendere, cioè, eravamo arrivati a. Sì. Dicevo, non mi ricordo se l'abbiamo finito o meno. La 4 l'avevamo fatta, a me sembra di sì. Sì, l'avevamo fatta. Facciamo la 2 allora. Flusso di energia. E qui però c'è un'ulteriore complessità, no? E infatti adesso arrivano non grandezze semplici, ma tensori, grandezze tensoriali. Flusso di energia. È il caso generale, per il caso generale è interessante cercare l'equazione del flusso di energia. La deduciamo prendendo l'equazione del moto nella forma, e la vediamo così. Rho, che è la densità di massa. Du su dt, U non dico ancora cos'è, però è la velocità, no? Du su dt, quindi sarebbe la parte di accelerazione. Uguale divergenza di un oggetto S più rho gradiente di psi, dove questo psi è il potenziale gravitazionale. Quindi lì lui è proprio il potenziale gravitazionale. Partendo da questa equazione, che è l'equazione del moto, ed è però un'equazione di idrodinamica, S è il tensore degli sforzi, U vi ho detto che è il tensore delle velocità, psi è il potenziale gravitazionale. Adesso per integrare moltiplichiamo per U e poi integriamo sul volume in d tau. Questo volume dipende dal tempo. Però questo volume è quello occupato dalla data massa di fluido, quindi adesso stiamo parlando proprio di idrodinamica, la massa non è più in corpi, ma è un fluido, che ovviamente il fluido vuol dire che sono particelle, certo, ma non andiamo a livello delle particelle, cioè siamo su una scala tale che le particelle non le vediamo e quindi è un fluido. Ok? Vi è chiaro questo ragionamento? Come quando guardate l'acqua, no? Dite è un liquido, però sono tutte particelle, sono molecole. Però sono così piccole rispetto alla quantità d'acqua che noi prendiamo, un litro d'acqua ha un numero di molecole enorme, che quello è un fluido rispetto alle particelle, vi è chiaro? Ecco, la massa costante del fluido considerato è ricordate che tau indica il volume, è m uguale integrale rho in d tau. E quindi quello è il modo per trovare la massa. S in grassetto è il tensore degli sforzi che rappresenta sia la pressione sia gli sforzi viscosi.
mentre psi è il potenziale gravitazionale positivo. Sì, perché lui è positivo, quando ne fate la derivata, chiaramente siccome c'è la R sotto, viene fuori quel meno. Il tensore degli sforzi S è scritto come S, ma lui ha una struttura sua, e quello è il mio problema. Se adesso andassimo analiticamente a vedere questa equazione, ci dobbiamo lavorare un sacco di tempo, però proviamo. Allora, S tensore degli sforzi è uguale a meno P, dove questo P è la pressione, per I, dove I è il tensore unità. E quindi praticamente se la guardiamo in componente, questa è la delta di Kronecker, se la guardiamo in solito modo, più 2 eta, questo eta è il coefficiente di viscosità di taglio, cioè quello che abbiamo visto che... Allora, tra i passaggi che abbiamo fatto, la prima, poi l'1,3, la 1,2, la 1,3 e il 2, siamo cresciuti di scala. E quello che abbiamo visto a livello 1,2 è il livello, come dire, atomico dell'1,3. Quello che era l'1,3 per il 2 è il livello molecolare per il 2. È chiaro? Come esempio, no? E allora ecco che abbiamo che eta, che l'abbiamo visto nell'1,2, l'abbiamo visto sia nell'1,2 che nell'1,3, eta è quel coefficiente macroscopico di viscosità legata allo sforzo di taglio, e lo sforzo di taglio è generato, vi ricordate, dallo spostarsi, come si chiama, dalla migrazione del momento angolare. Sì, dalla migrazione. Quindi 2 volte eta, che moltiplica E meno un terzo E per I, quindi E, qui quando non c'è niente vuol dire scalare, no? E per I. Dove questo E cos'è? È un tensore, però è un tasso, quindi una derivata, è il tasso del tensore di sforzo. Allora, vista in termini di componenti, la E in grassetto è semplicemente EIJ, con due indici. Questi due indici vanno da 1 a 3, no? Uguale un mezzo, che moltiplica la derivata della velocità componente I rispetto alla componente spaziale xj, più la derivata della velocità componente j rispetto alla posizione componente i. Quindi vedete, c'è un incrocio sugli indici, un chiasma sugli indici. Questo qui è il tasso perché è una derivata. E quindi E, che cos'è? È la traccia di questo tensore. La traccia vuol dire, pigliate questo tensore, ha due indici, fate la forma tabellare a matrice, pigliate la diagonale principale, sommate quella alla traccia. Ok? La cosa interessante è che ogni traccia è la somma della diagonale principale, quindi quando voi volete vedere cosa contiene la diagonale principale, dovreste, con un passaggio di matrice di similitudine, portare la vostra matrice di partenza a una forma diagonale. Quando è una forma diagonale vuol dire tutto zero e rimane solo la diagonale diversa da zero. Gli elementi della diagonale sono gli elementi puliti che fatta la somma vi dà la traccia, ma sono anche gli autovalori di quella matrice. Quindi la traccia è la somma degli autovalori. Ok? Ed è un'invariante, l'abbiamo visto come invariante sia a livello di relatività galileana che di relatività einsteiniana. E quindi E è la traccia che coincide, notare che questo E che è la traccia, non è E grande grassetto, cioè E grassetto bello tosto, ma è un po' più, meno cicciotto, per dire che siamo passati dal tensore alla traccia. Ora, la traccia coincide con l'operazione divergenza di U scalare, no, divergenza di U punto, divergenza di U. Tutto questo è il riassunto che fanno loro nell'articolo di qualche tomo così di idrodinamica. Capite? Va bene. Eta è il coefficiente di viscosità di taglio ed è il coefficiente di viscosità di ingombro volumico. Eseguendo l'integrazione su tau si trova l'equazione dell'energia.
La derivata sostanziale, chiamiamola, di che cosa? Stiamo integrando. Integrale di un mezzo u quadro in di m. E perché questo? Perché questa è l'energia cinetica, la parte cinetica, no? Vedete, ci sono quelle che potrebbe essere la velocità in di m, anche se abbiamo un fluido, il fluido è massiccio, no? Quindi dotato di massa. Allora il dm è il differenziale della zona occupata dal fluido, della zona microscopica. Che c'è, Oreste? Cosa? Sì. Allora, questa derivata di energia cinetica, della parte cinetica, è uguale all'integrale di U, che è la velocità sempre, scalare, ecco, una divergenza. La divergenza simbolicamente si scrive Nabla scalare S, dove S è quel tensore, no, che abbiamo visto prima, il tensore degli sforzi, in di tau, che è il volume. Più integrale di U scalare Nabla psi in dm. Perché la cosa fa. Qui non so se ci vedete in qualche modo una specie di regola di Leibniz. Quindi simbolicamente potreste dire: qui c'è la derivata di questa roba, che però è il prodotto di qualcosa, no? Vabbè, U per U. E allora all'interno avete U per la divergenza di U, ma la divergenza di U, che è questa dv, diventa Nabla scalare S, più U per l'operatore che abbiamo usato per la divergenza, che adesso diventa invece il del, o il Nabla applicato alla psi. Capite? Ma scusa, Oreste, l'ho appena detto, cioè se tu hai di fronte un. Allora, facciamo così formalmente, ma non preciso. Abbiamo U quadro, che vuol dire U scalare U. Adesso gli applichi l'operatore D su DT, quindi una specie di derivata. Allora viene fuori una forma di Leibniz. La derivata la applichi prima su uno e l'altro no. Poi sull'altro, no? E quindi solo che quando non lo applichi su U e lo applichi sull'altra parte di U, siccome siamo dentro l'integrale, diventa la divergenza di S. Perché quando la derivata sostanziale, l'operatore Nabla, lo applichi a U, dovresti scrivere Nabla scalare U, che è la divergenza di U, ma questa divergenza di U in realtà diventa la divergenza di S. E allora ti rimane l'altra parte, U. Come no? Qui, sì, scusa, qui Nabla l'abbiamo applicato sulla U, adesso la U non gli applichiamo niente, dobbiamo applicare sulla parte psi, perché dobbiamo ricordarci che abbiamo questa parte qui, vedete? Cioè io vi ho dato delle indicazioni grossolane per farvi capire cosa sta succedendo. Ah, sì, però no, questa in realtà l'avevamo già vista. Oltretutto, l'abbiamo vista quando abbiamo fatto una cosa interessante, di relatività generale, che poi vi ho fatto vedere, che tu mi hai detto che sono fortunato quando vi ho fatto quel calcolo che è venuto che si azzerava, quando stavamo facendo proprio la derivata covariante. Perché c'è un discorso di questo tipo. U scalare Nabla è un operatore, quindi bisogna racchiuderlo. Non come dici tu, U scalare Nabla psi, e tu lo vedi già applicato alla psi. Tu, se lo scrivi così, è un operatore. E quindi qui dovresti avere UX derivata rispetto a X, più, perché è uno scalare, UY derivata rispetto a Y, più UZ derivata rispetto a Z. Tutto questo lo applichi alla psi. Eh sì, infatti non dicono che i simboli usano, li buttano lì, è una cosa. Io sto cercando di chiarire, però è difficilotto. Dove dm chiaramente è rho di tau, perché rho è la densità. Ora lui ci dice: se facciamo la derivata sostanziale dell'integrale di psi in dm,
vedete che ci abbiamo qui Psi in DM, no? Anche qui esce fuori quel meccanismo alla Leibniz, qui si vede più facilmente. Allora, questo è un operatore sostanziale rispetto al tempo, allora viene fuori la derivata parziale di psi rispetto al tempo per dm, tranquilla, no? Più la parte... allora, la derivata rispetto al tempo doveva finire dentro il concetto di u. U è una velocità, quindi è una derivata di spazio rispetto al tempo, no? Mentre invece la parte operatoriale va qua e quindi ci dà questo oggetto qui. Lo so, bisognerebbe, se volete a livello analitico bisogna farci sopra i calcoli. È pesantuccia. Beh, se volete ci fermiamo perché è troppo pesante. Non so cosa dire. Accetto suggerimenti. Così? Sì, è la parte più complicata. Poi intervengono anche dei simboli strani. Beh, comunque l'idea l'abbiamo avuta, quindi direi che forse ci possiamo fermare rispetto a questa roba qui e riprendere il nostro percorso. Vi va bene? Sì. Oltretutto, durante la settimana stavo pensando, ero di fronte a un bivio, solito bivio, però poi ho rinunciato a percorrerlo. Il bivio sarebbe stato, sì, vi ricordate che abbiamo parlato di questo che abbiamo visto, no, del fatto della statistica, del fatto che, della stabilità, allora mi ero quasi messo in testa di dire adesso proviamo a indirizzarci su quella via, però avremmo fatto una digressione ulteriore e allora non potevo, cioè, voglio dire, dopo che praticamente la settimana di 7 giorni. Per tutti i primi 5-6 giorni ero convinto, poi dopo ho detto no. E quindi verso la fine ho detto no, lasciamo, lasciamo perdere. Quindi direi di riprendere il nostro. Vi va bene? No, non vi sentite manomessi perché non lo finiamo sta cosa, no? Cioè, sì, tanto comunque è finita, cioè quello che voleva dire questa cosa ce l'ha detto, insomma, quindi siamo a posto. Allora, senza farla, ma cominciamo a ricordare dove eravamo, no? Così poi guardiamo un po' e poi la riprendiamo, va bene? Allora, calma che sto andando a prendere. Qualcuno si ricorda a quale notebook eravamo di relatività o no? Era il 18, 19. Beh, vediamo, facciamo la prova. Ho aperto il 18. Un attimo che prima condivido tutto lo schermo, poi però momentaneamente. Dite pure, che io sto cercando di capire cosa. Ecco. Questo è il 18. Avevamo fatto il momento del dipolo. Momenti multipolari, o eravamo prima del 18? No, non mi ricordo più dove eravamo. No, sì, questa parte dei polinomi di Legendre l'avevamo fatti. Sì, questa l'abbiamo fatta. Allora, prendo ora dopo il 18, quindi siamo oltre il 19, no? Arriviamo il 20. Equazione delle onde, sì, eravamo in questa direzione. Onde piane, quindi 21. Sì, forse eravamo intorno al 24. Comunque, prendiamo il 23. Se tu ce l'hai scritto, meglio. Allora, sì, scomposizione del campo elettromagnetico, questo sì. Oscillazioni. No, perché non mi ricordo perché abbiamo fatto questa digressione.
Ah sì, perché a un certo punto avevamo visto, no, che introducendo le variabili canoniche avevamo che la Hamiltoniana era quella dell'oscillatore e che queste sono le equazioni del moto di Maxwell, no? Le equazioni di Sì. Hamilton. Quindi è il 24. Vediamo il 24. Siete perplessi? Arriviamo. Sì, infatti ecco, è a livello 200, quindi è rimasto a livello 200 perché ottica geometrica, iconale, ricordate, questa qui è l'iconale in cui questa F o è il campo elettrico o il campo magnetico, poi questo è lo sviluppo in serie, poi qui questa cosa interessante che è il quadrivettore d'onda. E questa è l'equazione dell'iconale, che è questa qua. Non vedi niente? Perché non vedi niente? Allora, aspetta che faccio la finestra. Ok. Hanno rimodernato il software di Meet, però l'hanno cambiato un po'. Adesso lo vedete, no? Eravamo arrivati qua. Che dite? Partiamo da qua. Dalla forma dell'equazione di iconale si deduce un'analogia notevole tra l'ottica geometrica e la meccanica delle particelle materiali. Facciamo una decina, un quarto d'ora e poi ci fermiamo. Il movimento di una particella materiale è determinato dall'equazione di Hamilton-Jacobi, che è questa. ds su dr, che è il gradiente di s, s è l'azione, meno e tratto C per il potenziale vettore A, tutto al quadrato, meno 1 su C quadro, ds su dt più EFI, tutto al quadrato, più M quadro C quadro. Questo non è MC quadro, è MC al quadrato. Questa equazione, proprio come l'equazione dell'iconale, è un'equazione alle derivate parziali del primo ordine di secondo grado. Primo ordine perché le derivate sono prime, secondo grado perché c'è il quadrato. Si sa che l'azione S è legata all'impulso P, vettor P, e alla Hamiltoniana H della particella dalle relazioni, vettor P uguale ds su dr. Quindi voi se prendete l'azione, la derivate rispetto allo spazio, avete l'impulso. Se l'impulso ha una certa incertezza e lo spazio ha una certa incertezza, prodotto impulso per spazio vi dà l'incertezza sull'azione. La più piccola incertezza sull'azione è H, la costante di Planck, quindi avete il principio di indeterminazione. Mentre no, io l'H che ho detto adesso era H piccolo. No, H è l'Hamiltoniana, però in questo caso no, non è le... Allora, non sempre l'Hamiltoniana coincide con l'energia. Se il sistema è isolato è l'energia, ma se il sistema non è isolato non è l'energia, perché c'è l'interazione con l'ambiente. H è uguale a meno di S su dt, anche qua. Se questa è l'incertezza sull'energia, la moltiplicate per l'incertezza sul tempo e vi viene fuori un'incertezza sull'azione. La più piccola incertezza sull'azione che potete avere è il quanto d'azione, quindi H. Paragonando queste forze, prego. Allora, i sistemi. Allora, sì, no, aspetta, i sistemi sono detti così. Ci sono i sistemi isolati, i sistemi chiusi e i sistemi aperti. Il sistema isolato non scambia né materia né energia né entropia con l'esterno. Il sistema chiuso non scambia materia con l'esterno, però può scambiare energia. Il sistema aperto scambia energia, materia, ma cioè massa, intendevo massa per me, e anche entropia, quindi informazione. Quindi il sistema aperto in realtà non è regolato dalla fisica newtoniana, perché devi andare verso la parte termodinamica e quindi costruire una meccanica in cui la termodinamica esiste.
Io a volte dico questo aforisma qua. La meccanica è una forma termodinamica in cui l'entropia è nulla. Perché la meccanica non sa neppure che esiste l'entropia. Allora mettete l'entropia a zero, è come se non ci fosse, no? Nella situazione termodinamica mettete l'entropia a zero, è come se aveste la meccanica, capito? Sì, e quindi i sistemi isolati sono quelli, per esempio, quando Newton dice c'è lo scontro di due particelle, quel sistema è isolato. Però possono assorbire o cedere energia. Poi intermedi ci sono, per esempio, i sistemi adiabatici, però quello è proprio tecnica termodinamica. Paragonando queste formule con le formule 3, sto andando a cercare, ecco, le formule 3 sono queste, vedete, vettore K che è dato dal gradiente di psi, dove psi è l'iconale. Omega, la frequenza, è meno di psi su di t. Quindi le 3 e queste qui che abbiamo appena scritto sono paragonabili. Paragonando queste formule con le formule 3, si vede che il vettore d'onda gioca in ottica geometrica lo stesso ruolo che gioca l'impulso di una particella in meccanica. E la frequenza gioca il ruolo della Hamiltoniana, cioè gioca il ruolo dell'energia della particella. Questo senza ancora parlare di quantistica, capite? Ed è la cosa di cui si era accorto William Rowan Hamilton quando lui rielabora le cose, no? Quindi verso la fine della prima metà dell'Ottocento, cioè tra gli anni 30, 40 fino al 50. E quindi lui, trovando questa analogia, comprende che la meccanica e l'ottica sono intimamente, l'ottica geometrica sono intimamente legati. Ma siccome scopre, sa che l'ottica geometrica è un'approssimazione dell'ottica ondulatoria, dice, e cosa? E non è che c'è una proporzione. L'ottica geometrica sta alla meccanica, come l'ottica ondulatoria sta a quale meccanica? E lui immagina che ci sia una meccanica che acquisisce le caratteristiche in più che ha l'ottica ondulatoria rispetto all'ottica geometrica. Però non riesce ovviamente a vedere cos'è. E infatti, dopo 50 anni da lui, arriva la meccanica ondulatoria o meccanica quantistica, no? Meccanica ondulatoria e meccanica quantistica sono esattamente la stessa cosa. Vabbè. Il valore assoluto K del vettore d'onda è legato alla frequenza dalla formula K uguale omega diviso C. Questa relazione è analoga alla relazione P uguale energia diviso C tra impulso ed energia di una particella però di massa nulla e quindi lanciata alla velocità della luce. Per una particella si hanno le equazioni di Hamilton che dicono vettore P punto, cioè la derivata rispetto al tempo del vettore P dell'impulso, è uguale a meno di H su di R, cioè meno il gradiente di H rispetto allo spazio. Vettore V velocità, cioè vettore R punto, cioè derivata rispetto al tempo di vettore R, è uguale a dh su gradiente rispetto all'impulso, quindi derivata di h rispetto all'impulso vettoriale, dh su dr. Queste sono le equazioni di Hamilton, ovvero le equazioni di Lagrange. In questa forma qui non sono quelle di Lagrange, però loro si possono trasformare in quelle di Lagrange. Quindi sono le equazioni del moto, in questo caso di una particella. Sì, che la puoi chiamare anche vettore R punto. P vettore. Notare che scrivere derivata rispetto a un vettore è una cosa strana, perché i vettori non li possiamo usare per dividere. Ma allora questa è una scritta simbolica in cui bisogna intendere che le derivate sono rispetto alle componenti. E allora bisogna ricostruire un vettore in cui c'è
derivata rispetto alla componente x di p vettore, derivata rispetto alla componente y di p vettore, derivata rispetto alla componente z di p vettore. E allora avremo un vettore di tre derivate, un vettore di tre componenti che sono tutte. E quello è equivalente al gradiente, perché il gradiente è proprio questa roba qui. In virtù dell'analogia indicata, possiamo scrivere direttamente un'equazione analoga per i raggi. Qui era una particella di massa nulla, no? Ma adesso pensiamo, vabbè, la particella di massa nulla e il raggio luminoso dell'ottica geometrica sono la stessa cosa. E allora però, siccome sono raggi, siamo nell'ottica, allora dobbiamo scrivere, invece che P, il suo analogo, K vettore punto. Che poi il K c'è proprio anche in quantistica, che è il numero d'onda, come viene chiamato. Sempre il numero d'onda, solo che qui è una grandezza diretta, mentre c'è a livello quantistico, quella lì è un operatore che agisce sulla psi. Perché c'è la cesura, no, tra la realtà sottostante e noi. Il meccanismo fenomenologico, no? Invece, quando facciamo la fisica, chiamiamola classica, le grandezze le misuriamo direttamente perché sono sulla nostra scala. E quindi non ci andiamo a preoccupare di avere una situazione intermedia che deve agire, no? In realtà no, non se ne preoccupavano perché non immaginavano che ci fosse, no? Poi con la scoperta della meccanica quantistica si è detto, no, no, momento, quello è un livello che noi non ci arriveremo mai, no? E quindi abbiamo bisogno di un operatore per darci a livello macroscopico l'effetto della grandezza fisica. Ok? Nel vuoto omega è uguale a C, K. Cosa? Sì? Allora, formalmente sono analoghe. Beh, però ancora non abbiamo. Allora, sì, però è cambiato qualcosa, no? È vero? Perché invece di avere l'impulso abbiamo il vettore K. E allora dobbiamo capire cosa vuol dire questo cambiamento. Fra un po' lo vediamo. Sì, nel vuoto omega è uguale a ck, di modo che la derivata rispetto al tempo del vettore k è 0. Siete d'accordo? Allora, facciamo così. Guardiamo omega. Adesso applicategli l'operatore di derivata rispetto al vettore r. E siccome omega è uguale a ck, non dipende da r, quindi viene 0. Viene 0. E allora viene fuori che la prima delle 7 è vettore k punto uguale 0. L'altra ci dà la v. E v è derivata di omega rispetto a k. Questa la dobbiamo fare, però ci dà c, no? Perché se derivate la frequenza. E dandoci c è come se. Allora, questa è la velocità della particella. No, aspetta, adesso mi hai confuso i livelli. Sopra, dove c'è P e il simbolo di H corsivo maiuscolo, siamo a livello di particelle, però macroscopiche, cioè piccole ma macroscopiche. Sotto siamo a livello di ottica geometrica, non ondulatore, ottica geometrica. Quindi adesso non mi parlare del livello 7 con le particelle, perché ancora non abbiamo niente che ci dica che le particelle ci sono a livello di ottica geometrica, capito? No. No, 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 allora. Sì, ma allora. Certo, ma ti dico io dove lo ricordi. Quando si fa meccanica quantistica, la parte ondulatoria della meccanica quantistica dice davvero, no, che la derivata della frequenza rispetto al vettore k ci dà la velocità della particella, ma in senso medio,
Quindi succede che un pacchetto d'onda, quindi velocità di gruppo, no? Un pacchetto d'onda si sposta come una particella che è come se la particella occupasse il baricentro del pacchetto d'onda. Però qui siamo in meccanica quantistica, non a questo livello. Per cui meccanica quantistica non è che mischi le cose, perché c'è sempre il principio di determinazione che separa le onde dalle particelle, ma voglio dire. Puoi parlare di particelle e onda nello stesso contesto, no? Qui no, non dovremmo parlarne, era solo quello che dicevo. Adesso se però facciamo la derivata di omega rispetto a vettore k, ci viene c. Però l'aspetto vettoriale lo manteniamo prendendo c e moltiplicandolo per il versore dove sta andando il raggio di luce, no? E quindi vettore v uguale c vettore n. Vettore n è il vettore di unità nella direzione della propagazione. Cioè, come si sarebbe potuto prevedere, nel vuoto i raggi sono rette che la luce descrive con velocità c. E il fatto che siano rette ce la dà la prima equazione, no? Vettore k punto uguale 0. Se la integrate vi dà una retta. L'analogia tra il vettore d'onda e l'impulso di una particella, però come l'hai detto tu non va bene, hai mischiato di nuovo, cioè se ti sei messo a livello della meccanica quantistica e lì è giusto, ma qui non puoi chiamare quello impulso, perché anzi anche a livello quantistico non lo puoi chiamare, devi moltiplicare per h tagliato per avere impulso, h tagliato vettore k, quello è l'impulso, operatore, no? Poi è chiaro, uno non distingue e dice vabbè quello è l'impulso, quello sì, si può fare. Eh sì, ma dobbiamo farla venire fuori questa costante, capito? Sì, l'analogia tra il vettore d'onda, questo vettore K, e l'impulso di una particella si esprime in una maniera molto pregnante nella seguente circostanza. Quindi dobbiamo metterci una condizione di formare un pacchetto d'onde, se no non c'è l'analogia, non riusciamo a, cioè esiste ma non riusciamo a esplicitarla. Consideriamo un'onda che sia la sovrapposizione di onde monocromatiche di frequenze comprese all'interno di un piccolo intervallo di frequenza e che riempie una regione finita dello spazio, ovvero proprio ciò che si chiama pacchetto d'onda. Ora notare, il pacchetto d'onda esiste a livello macroscopico piccolo, non è che nasce con la quantistica, capite? È solo che nella quantistica il pacchetto d'onde svolge un'altra funzione. Però il pacchetto d'onde lo tira fuori Hamilton quando fa questi suoi lavori, no? Beh, quella che chiamo macroscopica. Calcoliamo il quadrivettore impulso del campo di questa onda. Utilizzando la formula 1610, quindi bisogna andare sul notebook 16 dove lì veniva definito che cos'era il tensore energia impulso, l'equazione 10, che dice questo? Vettore grande P, vettore perché è un solo indice, è uguale a 1 su C integrale TK, che è il tensore energia impulso, in DSK. DSK, vi ricordate cos'era? Era quel vettore che ci dava le superfici che delimitano il volume, no? Nella quale il tensore di energia impulso è dato da 21,15 TK uguale, siccome siamo a livello di onde monocromatiche, W è l'energia dell'onda, C quadro diviso omega quadro, KI, KK, cioè il secondo K è un indice, per ogni componente monocromatica, quindi bisogna sempre mettere qui la frequenza di quella componente monocromatica. Sostituendo in questa formula KI con un certo valore medio, ecco, per questo ti dicevo, guarda che l'analogia, se non fai la media, non ce l'hai. Quindi, in questa formula dobbiamo mettere un certo valore medio. Allora si ottiene un'espressione della forma P, quello sopra, uguale una costante a KI. E
E quindi adesso abbiamo realizzato che c'è una costante che chiamiamo A grande, in cui il coefficiente di proporzionalità A grande tra i due quadrivettori PI e KI è un certo scalare che dimensionalmente rappresenta un'azione, perché qui c'è se siamo a livello spaziale, impulso, e qui cosa c'è? Lunghezza d'onda, quindi spazio alla meno 1, no? Quindi quando si moltiplica viene fuori azione. Se invece siamo a livello temporale, qui c'è energia e qui c'è tempo. Alla meno 1 ancora. Va di là e diventa tempo per energia e quindi ancora azione. Questa relazione si scrive sotto forma tridimensionale. Il PI, soltanto I che va da 1 a 3, mi dà un vettore P grande I. Il KI da 1 a 3 mi dà il vettore K, quindi P grande K, la stessa costante, vettore K. Quando siamo invece a livello 0, P0 mi dà la E, K0 mi dà la omega e c'è anche la C, ma vanno via da tutte e due le parti, quindi viene, cioè P0 sarebbe E fratto C, no? E K0 sarebbe omega fratto C, ma la C va via, la velocità della luce, quindi viene E uguale A per A, per omega. Di conseguenza, la relatività unita alla meccanica razionale macroscopica dice, di conseguenza, l'impulso e l'energia di un pacchetto d'onda si trasformano quando si passa da un riferimento ad un altro, rispettivamente, come il vettore d'onda e come la frequenza. Continuando nella stessa maniera, si può stabilire per l'ottica geometrica un principio analogo al principio di minimazione. Vabbè, qui ci fermiamo per questa parte qui. Ora, vedete, non è in grado né la relatività né la meccanica razionale di dire il valore di A. E quindi il fatto che A sia H tagliato, cioè H diviso 2π greco. Questo ce lo dice la quantistica, ovvero anche la teoria dei quanti, cioè quella famosa equazione che scrive Einstein nel 1909 sulle fluttuazioni. Sì, che abbiamo analizzato. Va bene. Ok. Allora, mercoledì prossimo. Ciao, allora. Ciao, ciao, grazie. Sì, io Ciao, ciao. chiudo il collegamento. Ciao, ciao.